Mi ha fatto chiamare, dottoressa. Ma quelli delle insegne quando vengono? Hanno telefonato che verranno domani. Allora li richiami e le dica di affrettarsi. Non vorrei che nascessero degli equivochi. Va bene. E lei si ricordi, si mette il camice. Quando i clienti entrano qui, devono rendersi conto immediatamente che si tratta di uno studio dentistico e non della casa di appuntamenti che c'era prima. Bene. Mi raccomando, niente caldo, niente freddo, niente cibi. Posso almeno sputare? Ah, per piacere. Mi faccia togliere quell'equivoco e lussurioso campanello. Va bene. E via, via queste stampe erotiche. Via questa statua. Via, via tutto, non voglio più vedere niente. Va bene. Allora, mi raccomando, arrivederci. Si ricordi, mercoledì pomeriggio. Prego, si accomodi. Buongiorno. Ciao, ne. Ha un appuntamento? Ma veramente un appuntamento no, ma penso che è lo stesso. Le fa male? No. È gonfio? Quando basta. È già in cura da noi? Beh, no, adesso, ma lo sono stato, molto. Come si chiama? Ah, perché adesso volete sapere anche il nome, giustamente, non si sa mai con chi si ha a che fare. Baudaffi Pasquale. E per la fattura ho ricevuta fiscale. Addirittura fate pure le fatture. Senta, la tariffa quand'è? Per le otturazioni? Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniale proprio. Le inventate tutte, giustamente. Sì, per le otturazioni. Più o meno 20.000 lire. Più o meno? 20.000. Precise. Allora, 5. 5 otturazioni. 5 otturazioni? Sì, sono 2 anni che... Va bene, allora io segno 5 otturazioni. 5. Preferisce la titolare o suo marito? Questo non l'ho afferrato adesso, eh. Se per le otturazioni preferisce la titolare o suo marito? Ah, perché qui c'è un gioco, diciamo, misto. C'è chi viene per una cosa, chi viene per... No, no, io per la titolare, con la titolare. Beh, che se volevo, cara signorina, quell'altro tipo di otturazioni, 2 anni, lì è pure gratis, non vedevano l'ora. C'è la miseria. Va bene, si accomodi. Sì. Bello, bello, uguale uguale, quanto mi piace. Veramente un'atmosfera bellissima, che ti crea proprio quella situazione giusta. Beh, una certa eleganza predispone bene il cliente. Io non per dire sono molto ben predisposto. Anzi... Signorine, facciamo una bella cosa. Visto che la titolare credo che abbia da fare di là, possiamo fare noi due la stessa cosa se lei vuole. Cosa dice? Io non sono ancora all'altezza. Beh, sembra così, dite. Lei all'altezza è come? La titolare non permetterebbe mai. È un po' invidiosa. Mi fa assistere solo in casi eccezionali. Lei è un caso eccezionale? Beh, questa è la voce che corre in giro, mo. Tocca a lei dirlo. Io non... Così si dice. Va bene, allora me lo faccia vedere. Perché? Si stupisce? In 5 anni di esperienza sapesse quanti ne ho visti. Lunghi, corti, quadrati, a punta, a falce, a martello. A falce e martello, tipo Berlinguer. Persino a tenaglia e a imbuto. Beh, questa imbuto è troppo bella, devo raccontare. Imbuto deve essere una cosa... Allora apra e me lo faccia vedere. Beh, oh, sto punto. Mi scusi. Porcella. Cortesia, vuol togliere la mano. Mi scusi, ma mi tira. E siccome ci tira, lo mette la mano sulla gamba a me. Lo so, ma a lei, scusi, non tira. Che significa? Ognuno sa i fatti suoi. Ma deve capire
A me quando tira proprio non ragiono più, non capisco più niente. Sapesse che nottata che ho fatto passare a quella povera donna di mia moglie. Tutta la notte sveglia, tutta la notte. E poi sono passata a mia suocera. Sì, poveretta, si è sacrificata per la figlia. Tutta la notte sveglia fino alle 6, poi che vuole, l'età, lei capisce, è crollata. Poveraccia. Io lo sono passata alla cameriera. Pure? Sì. Lei non conosce vergogna. Poi non ne ho potuto fare a meno. Sono uscito e sono andato ai giardinetti. Anche? Che vuole, là finalmente. Hai voglia? Mi sono sfogato, mi deve credere, ne ho fatti di tutti i colori proprio. È bella resistenza, lei c'è. Poi che vuole? Il freddo, le capisce, il freddo. Giustamente. Allora sono dovuto rientrare. Per forza. Per fortuna ho incontrato il portiere, gentilissima persona, molto gentile, per la verità, comprensivo. Mi ha portato in casa sua. E là che vuoi, il calduccio della guardiola, insomma, qualche buona parola. Ho trovato qualche attimo di sollievo. Capisco. Adesso ho capito tutto. Lei è venuto, immagino, per il marito della titolare, vero? Generalmente mi fa tutto lui. Ma se c'è lei. È lo stesso, ogni tanto, per provare un'emozione diversa. Spiritoso, un'emozione diversa. Ma noi, sai, siamo molto amici, molto. Anzi, addirittura io dirò che siamo addirittura parenti, sì. Perché si prepara che è uno zio onorevole di mia moglie e zio anche di lui, insomma. Ho capito, sì. Tutta una cosa in famiglia, diciamo, un giro. Sì. Vuoi vedere che sua moglie lavorava qua? No, non proprio qua, no, in un altro studio. Simile aereo, diciamo. Sì, ho capito. Ed è stata proprio mia moglie che mi ha accompagnato qua stamattina. Sua moglie? Sì. Che sua moglie la porta direttamente qua. No, io non potevo guidare, le ho detto, mi tirava e allora... Quella sa che ormai, distando, capisco. Sì. E noi siamo molto amici, io mi servo molto spesso di loro. Le dirò che ho portato anche mio figlio. Sì, un figlio. Sì, 8 anni, ne aveva proprio bisogno, poverino. Scusi, ma proprio una schifezza di famiglia, non ti offenda. No, perché... un bambino di 8 anni. No, no, poveraccio, ne aveva bisogno perché stava combinato male. Gli hanno fatto un bel lavoro, sì, però. Sì. Gli hanno applicato una macchinetta. Una macchinetta? Sì. Lui aveva un'arcata debole, insomma, per far capire a lei come era. Non aveva spinta, ecco, non aveva spinta. Ho capito. Cioè, è un po' come il padre, diciamo. Come sì, me. Beh, quelle sono cose ereditarie. Quando non si ha spinta dalla nascita, è inutile. Bisogna provvedere in tempo. E se no, poi alla fine, già non c'è la spinta. Poi giardinetti, cose, che? Mia, ma fa brutto, sembra una bestia. Ci tira, Ma scusi, perché ogni volta che ci tira le guardi in bacio a me? Niente, perché è una cosa insopportabile. È come un fuoco che brucia dentro. Mi deve credere. Si afferma che ci do una statuetta in bronzo e ci do, sa? Non volevo dire, mi deve credere. Alle volte mi viene la voglia proprio di strapparmelo via con le mani. Addirittura? Sì. Uno strappo, un ultimo guizzo di dolore e poi la pace. Ma forse è meglio nel suo caso, stando che sta a fare perché? Il portiere, le cose, è meglio. Sì. Perché lei non è d'accordo? Io? No, per quanto riguarda me, lasci perdere che va bene tutto così. Già, lei parla così perché il suo non è ridotto come il mio. Se vedesse, tutto arrossato, lo vuol vedere? A chi? Ma la vogliamo finire con questa storia? Mi scusi tanto. E lo vuol vedere, lo vuol toccare, mi tocca il ginocchio e basta. Va bene, capisco che le fa senso. Mi fa schifo proprio. E poi con un tipo come lei, non lo so, lei è tutto strano. Il figlio, il nonno, la moglie, la suocera. No, per carità, no, io mi rendo conto che, insomma, che io sono convinto che se lei me lo toccasse, io perderei la testa proprio. E io questo l'avevo afferrato dall'inizio, caro signore, lasci stare, stia a posto suo, sa? Ecco, è un po' di educazione, scusi, tocca e fa, stia calmo. Ma che le tira? Che cazzo, faccia gli affari suoi. Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse, da quando ho capito. E allora lei stia al suo posto, io sto al mio. Su, venga qua, che sta a fare là in piedi, venga qua. Lasci stare, mi seguo qua. Ma no, ma perché fa così? Ma venga qua, si segga che facciamo due chiacchiere. Le dicevo, l'unica cosa che mi conforta è l'idea che tra poco starò su quella bella poltrona. Perché lei fa tutto in poltrona? Perché lei no. No, oddio, come sto combinato io, anche per terra, 2 anni di sofferenza. Capisco. Però, sa, a un certo momento, siccome a me l'arcata va bene, la spinta pure, pensavo che sul lettino era meglio. No, ma comunque è una bella poltrona regolabile, angolabile, sì. E poi c'è quell'angelo. A titolare, Sì, in confidenza.
Io preferisco il marito. Sì, questo l'avevo capito all'inizio. Comunque anche lei, insomma. Si arrangia. Sei brava. Buone, buone. Ah, non dica queste volgarità. Ah, io dico le volgarità. Ah, sì, andiamo, dice, buona, che vuole che mi interessa? A me l'unica cosa che interessa di quella donna sono le mani. Sì, tutto il resto. Le mani, quelle belle mani. Ah, affusolate, diafane, trasparenti, marmoni. Già Bologna, presente? Già Bologna. Bologna. Sì, vabbè, ma che cosa fa con queste mani di Bologna? Ah, a me innanzitutto mi fa una spruzzatina. Io sono una caverna, È tutto marcio. Lo vuole vedere? Ah, ricominciamo un'altra volta. Capito. Guardi che lei sta esagerando, lo vuol vedere, lo vuol toccare, no, finiamola. No. Ce l'ho già detto in che parrocchia sono. D'accordo, l'ho capito che le fa schifo. No. E se no. Ecco. Allora. Dopodiché, tac tac. E basta. Ma come? Tutta questa preparazione, bella, le mani affusolate, giamburrasca, e poi zac zac, come i conigli. Ma no, zac zac è l'iniezione. L'iniezione? Sì, l'iniezione per non sentire. Come, l'iniezione è lì? Sì, e dove la vuol fare? Per non sentire. E per non sentire? Ma perché, scusi, lei vuole sentire? Ma scusi, ma lo che sono venuto a fare qua? Voglio sentire sì. Ah, ma lei non sa che cosa va incontro, scusi, ma lei è un masochista, ma per carità. Ah! Ho capito. Il suo è da vitalizzato? No, il mio è vitalizzato, e come? E quindi lo vuole salvare o conservare? E certo, perché lei non lo vuole salvare? Per carità! Lasci perdere, sono 3 anni, caro signore, 3 anni che ci provo in tutti i modi, ma che... Niente, per forza. E allora a questo punto via. Strappo. Senta, me, se lo faccio togliere. Un'altra volta. Tanto glielo strappo lo stesso. Lo strappo a tutti. Ma se lo faccio strappare lei, mi scusi tanto. Che ce l'ha devitalizzata e ce l'ha a forma di caverna, pieno di pus, marcia e fa pure schifo, ha capito? Lei è quella puttana di sua moglie. Mia moglie? Sì. Senta, lei... Lasci stare, non lo si muove con le mani, sa? Che sua moglie batte a Bologna, me l'ha detto lei stessa. Mentre lei va coi portieri e batte nei giardini con Giamburrasca. Ma io sono un ingegnere, sa? È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo! Tocca a lei. No, grazie. Io sto bene così. Aspetto che mi casca nella vecchiaia. Strappatelo a lui, tanto.